Gentile pubblico, è una buona sera, possiamo dirlo. Siamo in serale e siamo con un personaggio veramente fantastico. Prima di tutto è un amico e poi è un grande personaggio. E io posso presentarlo, mi sento onorato di ospitare Alfredo Ravelli nel nostro spazio, qui a Spazio Tesla Channel, sulla pagina Facebook di Spazio Tesla. Perché Alfredo, oltre che essere un amico, è un grande ricercatore e poi vedremo anche che scrittore di spessore. Alfredo, ciao e benvenuto sul nostro canale. Ciao a tutti gli ascoltatori, benvenuti a tutti gli ascoltatori. E dopo questa presentazione mi sento importante, lo dico veramente. Ti ringrazio comunque. Ascolta, noi dobbiamo ringraziare anche il nostro amico Stefano Magrotti che si sta Alla occupando grande, alla grande. della parte tecnica, ma io desideravo anche iniziare con due parole sulla tua figura, anche se sei straconosciuto, perché ormai tra programmi televisivi e radiofonici ormai hai veramente cavalcato l'onda. Sei stato corrispondente per anni per il giornale di Brescia, hai avuto esperienze giornalistiche anche in una redazione di Bergamo sotto la guida di Mario Bertoli. Sei stato docente di matematica e fisica nei licei e in istituti tecnici statali anche di alcune scuole medie e hai avuto anche la carica di vicepreside. Hai studiato teologia e negli stessi anni vice direttore del prestigioso collegio e convitto Cesare Arici. Hai avuto a Brescia e anche al collegio Vescovi di San Giorgio. Hai avuto delle esperienze imprenditoriali non da poco, tra cui quella di membro del consiglio di amministrazione di quella che doveva diventare forse una delle più importanti centrali come polo energetico, quella di Montalto di Castro, quando avevi alla tua guida 500 dipendenti. E poi cosa hai fatto? E poi hai iniziato un periodo di ricerca e grazie anche alla tua passione e alla parentela con Rolando Perizza sulla figura di Ettore Majorana. E qui posso spendere subito una parola dicendo che hai scritto dei libri fantastici che mi hai bacchettato, mi devo ripromettere di leggere uno dopo l'altro e tu me li hai già anche regalati, che sono Il segreto di Ettore Majorana, Due uomini e una macchina, 2006. Majorana era vivo e qui si parlerà delle ultime lettere di Majorana a Rolando Pelizza, focus della puntata di oggi, e poi Il dito di Dio, parte 1. Quindi già il titolo è qualcosa di fenomenale. E diamo anche il benvenuto a Stefano. Eccoci Stefano, grazie di essere qui con noi questa sera. Ciao a Provate che tutti. accendo. Ciao Ecco, acceso il microfono, molto bene. a tutti, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi, Stefano, nostro fulgido collaboratore. Alfredo, io ho sparato quasi tutte le cartucce. Benissimo, benissimo. Posso partire io parlando un po' adesso? Adesso il microfono è tutto tuo. Ti ringrazio. Niente, volevo dirti questo praticamente. Tu hai già citato i tre libri che io ho scritto. C'è un perché li abbia scritto questi tre libri. Perdonami un attimo, Alfredo, perché abbiamo un ritorno di segnale. Chiedo a Stefano di dare un'occhiata. Forse Stefano ha già capito il perché e il per come. Sì, Vai, risolto. vai, vai, grazie, grazie. Vai, Alfredo, vai. Io ho scritto il primo libro, Il dito di Dio, basandomi unicamente sul racconto di Rolando Pelizza, cioè che è mio cugino. Io ho seguito questa storia, ormai sono 40 anni che la seguo. Ho cominciato nel 1980, ho seguito mio cugino e poi alla fine sono riuscito a strappargli delle interviste perché lui è molto schivo, non è portato a parlare di questa storia, anche perché aveva un impegno ben preciso, come vedremo dalle lettere, con Ettore Majorana. Questo è stato il primo libro scritto, ho raccontato la sua storia fino a presso poco 1990, un po' chiuso 2 o 3 anni prima del secolo scorso, parlo naturalmente. Poi ho scritto il secondo libro perché lui mi ha portato delle lettere di Ettore Majorana e delle fotografie di Ettore Majorana, si va di bene. Vedremo poi dopo, avrò modo di parlarne. Ettore Majorana è scomparso nel 1938, sono nate poi dalla sua scomparsa tutta una serie, era un importantissimo scienziato nel campo della fisica, fisico teorico. Sono nate dopo la sua scomparsa, è scomparso 31 anni.
31 anni. Avevo appena ricevuto la cattedra di insegnante di fisica a Napoli con una strana, metodologia. Era per alti meriti, hanno usato per lui, senza, praticamente ne ha dato la cattedra senza concorso, in base proprio alla sua grande capacità nel campo del... Per lui a 31 anni improvvisamente sparisce, ne nasce tutta una storia, nascono una serie di supposizioni, ci sono due o tre, diciamo, danno due o tre, nascono tutte, io lo chiamo un po', sono anche dei racconti, delle ipotesi anche qualche volta verosimili, ma tutte ipotesi sono basate su niente di fatto, senza nessun documento. Rolando Perizza, più tardi, mi dà una serie di documenti da cui parlo, queste lettere scritte da Ettore Majorana, fotografie di Ettore Majorana, e vedremo poi quante lettere e quante fotografie, fatte periziare, che io ho fatto periziare, Don Peritto, che è l'ingegnere Vitello di Brescia, che ha fatto una perizia bellissima sia sui filmati, dicendo che erano autentici del tempo, non vanno messi, sia sulle fotografie di Ettore Majorana, 40 anni, 50 anni, 60 anni dopo la sua scomparsa. Cose, e dicendo che quelle fotografie riportavano senz'altro, senza dubbio, Ettore Majorana. Perciò noi abbiamo, abbiamo delle prove inconfutabili riguardo a Ettore Majorana che è sparito. Oltre a questo, ho fatto periziare anche le lettere, e vedremo perché le lettere sono importanti, le lettere che Ettore Majorana ha scritto a Rolando Perizza. Ha scritto Rolando Perizza, perché le ha scritto Rolando Perizza? E qui entro un pochettino, volevo però prima parlare di questo tipo di lettere. Le ha scritto queste lettere, poi vedremo il perché le ha scritto queste lettere. Tra l'altro, Alfredo, questo è l'ingegner Vitiello, lo vediamo, tra l'altro noto personaggio anche all'interno del sistema dell'ambiente forense italiano, perché lui collabora con tante procure, quindi è una persona di tutto rispetto. Sia la Chantal Sala, sia che Vitiello sono periti forensi. Tutti mi ha preso persone stimate del loro settore, anzi, si può dire... in cima alla, diciamo, come capacità nel loro settore. Allora, abbiamo fatto periziare queste lettere e queste fotografie. Perciò noi raccontiamo la storia di Rolando di Ettore Majorana dopo la sua scomparsa avuta nel 1938. E iniziamo con queste lettere. Scusate, mi è venuto un pochettino un mal di gola improvvisamente. Cosa è successo? No, perché ho un biscotto che ho preso prima, essendo un po' anziano, beh, no, di tanto. Stai attento a quello che ti danno da bere e da mangiare, mi raccomando. Ma qui in casa l'ho fatto. cosa abbiamo fatto? Cioè, praticamente io ho basato i miei racconti, i libri che ho scritto, sia sul racconto testimonianza di Rolando Perizza. Nel contempo lui, io ho raccolto tutta una serie di altra documentazione a supporto di quello che lui raccontava al riguardo, perché ho intervistato una serie di personaggi, alcuni tuttora viventi, che hanno visto gli esperimenti che lui mi ha raccontato. E poi naturalmente ho raccolto tutta una serie, decine e decine di documenti a supporto per dire che questa storia che raccontavo non è basata su nulla, ma è basata su elementi concreti inconfutabili. E cosa risulta? Da questi elementi concreti e inconfutabili ci sono sentato le lettere di Ettore Majorana. Perché sono importanti queste lettere di Majorana? Sono importantissime perché, oltre a essere state classificate, dette, senz'altro autentiche, scritte da lui dopo la sua scomparsa, sono le lettere in cui lui ci racconta quello che ha fatto praticamente dopo la sua enigmatica sparizione, che noi possiamo racchiudere brevissimamente in che cosa? Lui si è ritirato praticamente in un convento, non era un frate, si è ritirato in un convento, Rolando Perizza si è sempre, e vedremo anche nelle lettere,
che Ettore Majorana gli dice in un certo momento, lo vedremo più tardi, ti prego non dire dove siamo trovati, questo per salvaguardare anche il posto dove sta, è stato, non è stato autorizzato finora a dire, anche se noi sappiamo da una serie di indizi abbiamo individuato che è un convento del sud dell'Italia, serra praticamente, dovrebbe essere, io direi anche con certezza, ma diciamo tra virgolette, dovrebbe essere Serra San Bruno. Si è ritirato lì, ma perché si è ritirato? E lo vedremo in questa, anche in una lettera di Ettore Majorana, che allora, scrive... Alfredo, sì. Ecco, intanto vediamo anche la figura di Chantal Sala, qui tra l'altro la Chantal qui in un bellissimo appuntamento che avevi coordinato sì. Sempre a Giorgio Mentegale, che vediamo nella fotografia, alla biblioteca dell'Università di Pavia, la storica sì. Biblioteca, una delle più antiche d'Italia, tanto, quindi ho scelto anche un luogo accademico di altissimo valore. Ti ricordi, Stefano, quella giornata lì è stata, c'era anche stato il compianto professor Recami, che era arrivato con un po' di ritardo da Bergamo, mi ricordo. Bravissimo. Fu importante e determinante il suo passaggio, mi ricordo. E mi ricordo che lei è stato il primo momento in cui di persona ci siamo incontrati. E ci siamo incontrati la prima volta, esatto. Se non sei venuto con tutto lo staff, ti era anche la tua signora. Benissimo, è stato quell'incontro lì. Ora, queste lettere di Ettore Majorana, rispetto alle fotografie, sono importantissime le fotografie anche. Cioè, per me sono i documenti più importanti, oltre alla testimonianza di Rolando Penizza. Sono importantissime perché? Perché egli ci parla, ci dice perché. Cioè, egli si è allontanato e è sparito nel 38. E infatti noi lo troveremo nella prima lettera che andremo a commentare tra poco, che dice, rivolgendosi in una lettera scritta più tardi però, ti prego di rivelare i veri motivi che mi hanno spinto nel 38 ad allontanarmi da tutti per dedicarmi allo studio nella speranza di arrivare in tempo e poter dimostrare al mondo scientifico che esistevano alternative importanti e senza pericoli. Cioè praticamente cosa dice questo in questa lettera? Lui si è allontanato perché aveva una missione da compiere. Devo dire che quando lui si è allontanato e quando scrive questa lettera, lui si è allontanato nel 38, quando scrive questa lettera siamo già nel 2001. Nel 2001. Che cosa ha fatto lui in questo frattempo? Lui aveva una missione, si è dedicato allo studio perché voleva costruire una macchina che poteva essere utile, che poteva essere, diciamo così, essere utile all'umanità e poteva scongiurare quell'uso nefasto che hanno fatto poi gli scienziati, i fisici in modo particolare, agendo sull'atomo, violentandolo quasi dall'esterno. Infatti Rolando Penizza usa spesso la parola, questi scienziati anche qui attuali, scassinano l'atomo, invece l'atomo deve essere preso, e questo lo farà poi Majorana a riguardo, in modo tale che si può utilizzare l'enorme energia in essa contenuta. Devo pensare che la bomba atomica nasce proprio dall'utilizzo degli atomi, capito? È un'energia enorme. Ora Ettore Majorana è riuscito a utilizzare l'energia contenuta nell'atomo non solo, ma anche nel regolarla nella quantità di energia da cui poteva uscire, ho fatto una cosa eccezionale. Questo è stato veramente, e lo troviamo scritto nelle sue lettere. Allora, proviamo a vedere, Alfredo, proviamo, eccola qua, la facciamo vedere, la lettera del 7 dicembre del 2001, questa è una, sì. E qui è contenuto quello che tu, credo che sia contenuto qui quello che tu ci stavi, quello sì, che ci stavi dicendo. Ecco, io perdonatemi se interrompo un attimo, Stefano, io vedo qua anche però delle domande. Cosa facciamo? Le facciamo vedere, le facciamo passare, perché ci sono molto anche l'importante che siano domande che poi possiamo rispondere. Io sono disponibile, per quanto so e per quanto sono autorizzato, a dire tutto. Allora, vediamo un attimo, perché c'è anche il gruppo Ettore Majorana, che conoscete bene, che appunto sta rispondendo un attimino anche alle lettere nella chat. Allora, vediamone uno intanto, perché è anche abbastanza, Stefano, qui magari anche tu puoi dire qualcosa, comunque questa è abbastanza di attualità.
l'ascoltatore Giampiero De Luca dice: cosa pensate di quel ragazzo che avrebbe riprodotto la macchina dietro la Maiorana e poi sequestrata? Oscar Valente, non Valenfe, ma è Valente. Qui ci addentriamo proprio sul discorso della macchina. Sì, hai parlato con... Vuoi che risponda? Andiamo un attimo con Stefano. Stefano, vuoi dire... Vuoi scalarti, Stefano? Non parlo. Ora, non parlo. No, perché c'è il problema di ritorno dell'audio. No, no, ma andiamo bene, andiamo bene, andiamo bene. Ma io ti dico subito, questa domanda è un po' fuori tema. Perché è fuori tema? Però posso rispondere velocemente, perché ho fatto un post al riguardo su questo tipo. Ok. Persona qui. Perché è fuori tema? Perché io vorrei parlare soprattutto delle lettere di Ettore Maiorana. Se andiamo su queste domande estranee alle lettere, ci perdiamo in mille rivoli e perdiamo anche il filo. Comunque, diciamo una cosa agli ascoltatori. Questa sera tu hai la volontà di raccontare, di fare un passaggio importante sulle lettere, perché le lettere sono un focus ed un passaggio ineludibile per spiegare tutto, perché si spiega quasi da solo, no? Sì. Poi io direi possiamo trovare la maniera, e poi indicheremo magari anche una tua mail o appunto un recapito dove tu potrai rispondere alle domande degli ascoltatori, perché stanno uscendo in parte, è già lo staff di Ettore Maiorana che sta rispondendo, però io penso che anche tu abbia titolo per dire qualcosa. Prego, Alfredo. Tranquillamente posso dire su Ettore. Io ho già scritto su questa vicenda ben precisa. La cosa è nata in questa maniera. Tante persone, noi, però vado fuori dal seminato, ma mi fa anche piacere. Dai, avremo altre occasioni anche per parlare di queste lettere. Ci sarà oltre che questa trasmissione. Questa potrebbe essere una pillola, ma dovremo a un certo momento... Sono d'accordo. ...tornare di rispondere solamente alle cose che... altrimenti non finiamo più. Allora, succede che cosa? Quello che so io, e lo so di preciso, quando dico una cosa posso dire che corrisponde alla realtà di fatto, e l'ho anche scritto riguardo. A un certo momento noi volevamo far conoscere la macchina di Rolando Pelizza, perché tutte le volte, e vedremo nelle lettere, gli viene portata via la macchina, lo dice anche Maiorana, che è quasi impossibile lavorare, perché hanno un sistema tale che ci controllano, perfino respirano. Il respiro, sanno tutto e forse sanno anche di me, dice in un certo momento una certa lettera. Rolando costruiva le macchine, gliele portavano via, non voleva che le potesse utilizzare. Capito? Succede che cosa? Succede che allora quando abbiamo cominciato nel 2011 a pubblicare il primo libro, poi il secondo libro, Il segreto di Maiorana, due uomini in una macchina, abbiamo parlato proprio decisamente di questa macchina e abbiamo detto, siccome a Rolando li portano via tutte le macchine, cosa facciamo? Era un'ipotesi, un tentativo che poi è andato a male, fino adesso perlomeno è andato male. Pubblichiamo, facciamo una cosa in pubblico, pubblichiamo tutti i disegni della macchina. Se qualcuno in America, in Alaska, in Spagna, dove vuole lui, costruisce la macchina, poi ci dice ho costruito la macchina e chiama Rolando Pelizza perché... Poi vedremo, è l'unico capace che conosce la formula per fare, come vedremo nella prima lettera, che stasera non riusciremo neanche a toccare né a commentare, purtroppo, per andando su questa strada. Ecco che Rolando Pelizza, a mano la macchina, veramente, finalmente la può utilizzare come loro hanno in mente di utilizzarla, Ettore Maiorana e Rolando Pelizza, per il bene dell'umanità. Abbiamo pubblicato tutti questi disegni, praticamente... Nessuno si è mosso, pensavamo anche dal punto di vista universitario, dal punto di vista qua imprenditoriale, qualche università potesse fare questo, ma un po' niente praticamente. Che risulta a me, e parlo con conoscenza, nessuno l'ha costruita. Solamente ci è presentato poi circa due anni fa, se mi sembra, forse qualcosa di più, questo ragazzo che io non conoscevo si è presentato da Rolando, e poi Rolando me l'ha detto. Questo si è presentato dicendo Rolando, voglio costruire la macchina. Rolando ha detto, guarda, non costruirla questa macchina, perché questa macchina ti viene portata via, va incontro anche a dei problemi seri, importantissimi. Poi occorrono dei soldi, non pensare per i soldi, ci penso io. Devi nasconderlo, farlo in modo tale che non ti venga portata via, perché altrimenti va incontro a dei guai enormi. Il ragazzo
E gli ha detto, e Rolando l'ha stoppato, non farlo. Questo perché? Perché Rolando aveva in ballo, di nascosto, aveva una macchina già pronta, ma lontano, praticamente, posso dire anche il nome, la località, in Spagna. Questa macchina era lì, era pronta per essere utilizzata e doveva essere utilizzata in una certa maniera. Se non che nel febbraio di quest'anno, la macchina che era là, è stata portata via da quello che noi chiamiamo un gruppo armato, un gruppo di persone che sono venute, ma persone non dell'ultimo, parlano quel momento. Se vai a vedere se, i racconti delle persone che sono lì, elicotteri che passavano sopra il posto dove c'era la macchina, due o tre giorni, hanno fatto di tutto, hanno portato via la macchina. Tra l'altro, intanto vediamo l'immagine di Rolando con il disegno sotto della macchina, quello che avete pubblicato, e sopra uno dei prototipi che praticamente si trova in rete e si trova anche sul vostro sito. Tra l'altro Rolando sorrideva lì, che bravo. No, è una bella foto, sì. Infatti, allora succede che cosa? Il mese dopo questo ragazzo si presenta ancora da Rolando. Rolando non ha più la macchina, perché lui non voleva che costruisse, perché tanto ci penso io, ho questa macchina. Rolando dice, guarda, se proprio vuoi farla, gli ha ripetuto mille volte, e questo l'ha fatto in presenza mia e di un'altra persona. Gli ha detto, come proprio vuoi, non farla, provi, non lo voglio fare. E infatti lui, e qui devo dire che questo ragazzo si è meritato una medaglia sul campo, ha fatto questa benedetta macchina. E però ha raccontato anche come gli è stata portata via quando è stata completata, praticamente senza scasso, gli hanno portato via, hanno avuto dei problemi, gli hanno detto chiaramente non far più niente, se nel futuro farai qualche cosa, vai incontro, eccetera. Lui ha raccontato tutto. Noi gli abbiamo sconsigliato di raccontarlo, abbiamo detto lascia perdere, lui l'ha voluto fare e ha raccontato. Perciò quello che possiamo dire è che questo ragazzo ha fatto una cosa favolosa che altri non hanno fatto. Poi, okay. No, perché te lo faccio riprendere il filo. A parte questo episodio, è importante capire che Maiorana, cosa voleva dirci a noi Maiorana, cosa vuol dirci, cosa vuol portarci, che questo qui sono scritte pochissime copie, che tra l'altro poi ne ho vendute anche poche, te lo dico subito, che non mi interessano per venderle, ma, perché qui tutti vanno su internet, vi piacciono vedere il quadro filmato breve, hanno una pillola, pensano di saper tutto e non sanno niente. No. Non è questa qui, Stefano, questa è un po' una stoccata a me, però. No, per assolutamente. No, lo dico. Lo so. Tutti, volevo interrompere un attimino. Abbi pazienza con Alberto, che sono un po' ruente, abbi pazienza. Mi piace che tu sia ruente così. Un attimo, come dicono in una famosa trasmissione su una radio in mono, che è con una puntata che ha il nome di un insetto. Giù. Allora, c'è una domanda un po' sapida e io la metto in chiaro. Omar Fiori ci dice: a cosa serve questa puntata? Le solite lettere spiegate 100 volte. Un passo in avanti in questa vicenda non si riesce a fare. E questo non è positivo. Allora, cosa rispondiamo? È chiaro, cosa servono queste lettere? Serve di capire, la gente deve capire. Noi avevamo due strade. Perché noi abbiamo pubblicato i libri? Che Rolando innanzitutto era contrario, perché Rolando è sempre stato contrario a raccontare le sue vicende, che però le sue vicende si intrecciano con quelle di Ettore Maiorana, e parlando di Rolando Pellizza parliamo anche di Ettore Maiorana. Perché vogliamo pubblicare queste lettere? Perché la gente deve capire che qui c'è una macchina, fatta dietro il Maiorana, che ha delle grandi capacità. Questo risulta al di là dei documenti, degli esperimenti fatti, dei racconti, delle testimonianze. Qui c'è tutto raccontato, tutto il travaglio in queste lettere, il travaglio fatto dal 1964. Che tra l'altro comincia nel 1958, la data del primo maggio dell'incontro tra Ettore Maiorana e Rolando Pellizza, fino al 2006, perché noi ci fermiamo al 2006,
e sono importantissime queste lettere, perché devono essere poi lette, queste lettere, intervallate dagli avvenimenti che sono accaduti, per capirle nel vero senso della parola. E lì vediamo veramente l'afflato morale che esiste, e la grande capacità la grande genialità di Ettore Majorana, che ha fatto questa grande macchina che ha certe caratteristiche fondamentali che qui vengono descritte e qui nei vari passaggi che lui aveva preventivato nella sua teoria. Ecco perché sono importanti. Allora, è importante andare a leggere, a parte che tutti sono convinti di aver scoperto grandi, noi siamo sommersi da una serie di fatti importantissimi che hanno un loro peso importante, di avvenimenti importanti che dobbiamo seguirli. Però per me questo è l'avvenimento più importante che possa esistere, perché è una macchina documentata che fa certe cose che stasera non riesco neanche a parlarne, purtroppo, che è una macchina che veramente potrebbe risolvere anche gli attuali problemi dell'umanità. Ok, bene, e su questo allora noi, tra l'altro, volevo dirti, Alfredo e Stefano, ti confermo che comunque abbiamo una seconda regia, quella del gruppo Ettore Majorana, che sta dando un supporto sulla chat, rispondendo anche in maniera tecnica su quelle che sono alcune indicazioni. Ce n'è una in particolare, così rompo un po' la simmetria di Alfredo, che so che quando prende il largo, e poi dopo, perché dietro c'è già da dover presentare quello che è il banner che è dietro, perché poi ho parlato di alcuni libri, ma il bello arriva tra poco. Ecco qua una bella domandina che io piazzo, scusatemi, no, è questa che dobbiamo piazzare, che piazziamo lì perché è interessante. Aspettiamo un attimo, ecco qua, no, eccola qui. E viene rivolta direttamente ad Alfredo. Alfredo, ma Ettore, che tu sappia, è ancora vivo? Io ho risposto, eccola qui. Per rispondere, facendo un po' il bastardino, comprate il libro, l'ultimo, che andate, ho una mia ipotesi, lo dico nelle ultime pagine. Non è così, ti spiego subito. Noi abbiamo, ti ho detto prima che io posso parlare di quello che so, ma non tutto, e di quello che sono autorizzato nel rapporto che ho io con Orlando. Ecco, premesso questo, ti prometto. Ti dico la mia ipotesi, che poi ci sarebbe altro da dire, ma ti dico quello che ufficialmente ho già detto. Che cosa succede? Adesso dovrei andare a vedere una delle lettere. Vado a memoria, mi piacerebbe leggere ben preciso al riguardo. Nel 2009 ho pubblicato un libro, 2006, Majorana era vivo. E anche qui devo dire che purtroppo è stato un libro che ha alcune parti interessanti che non sono state capite, a mio parere, non perché l'ho scritto io, ma perché riporto quello che dice Ettore Majorana e Rolando Penizza. Cosa succede? Nel 2006 Ettore Majorana fa... Adesso vado a cercare il punto, così ve lo dico esattamente. Eccolo qui, vediamo. Stanno arrivando un sacco di commenti, per cui dopo sì. Li devo andare a pescare. Qualcosa sì. Devo andare a pescare, che ce n'è uno molto sapido anche qui. Dice questo qui, la lettera del 2006, che Rolando ha voluto pubblicare. Perché queste lettere che noi abbiamo pubblicate sono 13, scritte da Ettore Majorana a Rolando Penizza. E poi... in questa 9, 8 riguardano fino al 1982, no, che, 92 che noi abbiamo raccontato. Le altre invece sono pubblicate senza raccontare gli avvenimenti avvenuti al riguardo. Perché ha voluto raccontare quella del 2006? Perché c'è la quarta fase. La quarta fase è la traslazione in un'altra dimensione. C'è la lettera che dice così: caro Orlando, quando leggerai questa mia, sicuramente ti arrabbierai. È Ettore Majorana che scrive a Rolando Penizza. Sono le 9 del mattino, ho dato tutte le istruzioni al priore. Dicendo priore, ecco che comprendiamo che era in un convento.
sono tanti che fanno, dove era il convento, c'è il priore, cosa, come, cosa deve fare? E qui è lapidario, Ettore Maiorana, realizzo l'esperimento. So bene che dovrei aspettare, perché la data fissata era il 15 prossimo, ma non ho resistito. Tutto è perfetto. Non ho nessun dubbio sulla riuscita di questo caso. Guadagniamo tempo. Sai bene che fra qualche giorno compio i 100 anni. Perciò lui, qui abbiamo che fino a 100 anni, lettera scritta da Maiorana, però sappiamo che è così. Sono sicuro che perdonerai questo mio desiderio. Il priore ha insistito affinché faccia una foto per ricordare questo giorno e il mio aspetto. Perciò qui lui vuol fare un esperimento Ettore Maiorana senza Rolando Penizza. Devo dire che di solito gli esperimenti li faceva Rolando Penizza. E qui dice appunto, so che ti dovevo aspettare. E qui lui ha fatto una cosa che non aveva concordato con Rolando, perché nel libro, ecco perché scrivo, dico importante, Rolando Penizza parte all'inizio come, diciamo, quello che impara da Ettore Maiorana, ma man mano che va avanti, lui diventa il collaboratore e il discepolo, quello dice lo stesso Ettore Maiorana. Caro Rolando, tu sei il mio collaboratore e il mio discepolo. Lui fa questo esperimento perché ha quasi 100 anni. Cosa voleva fare? Dare in un'altra dimensione? E cosa portava questo esperimento? Non abbiamo mica detto, ma risulta chiaramente ottenere un effetto particolare, il ringiovenimento. Sotto c'è scritto, ho scritto, sono le 12, dalle 9 al mattino, sono passate 3 ore. E non è venuto nulla, sembra impossibile. Infatti Ettore Maiorana si meraviglia, perché lui, e Rolando dice, quando Ettore Maiorana dice una cosa, sa sicuro, perché lui dice piuttosto 99% di quello che sa, ma quello che dice avviene. Quindi sembra impossibile, eppure è vero. E poi gli dice anche, eppure ora ricordo quello che mi dicesti, che gli ha detto Rolando, avevi ragione, gli dà ragione Rolando. Dovevo aspettare la data stabilita. E qui lui non ha aspettato. Ho fatto lo stesso errore tuo, però nel mio caso non poteva esserci nessuna catastrofe, semmai si sarebbe ripercorso solo su di me. Che errore aveva fatto Rolando? Rolando aveva fatto una terza fase quando era all'estero, non poteva mettersi, è stato 12 anni senza mettersi in contatto con Ettore Maiorana, da solo, però con l'aiuto di informatica, il professor Travamazza in Svizzera, aveva sviluppato di più quello che doveva fare, e aveva fatto la prima trasmutazione degli elementi, ma in fare quell'esperimento lì è successo, ecco che parla di errore, quasi fa succedere una catastrofe a livello mondiale, tanto che è vero che Ettore Maiorana in una lettera gli tira le orecchie, dice io non mi comporto da maestro, ti tiro le orecchie, capito? Proprio così gli dice questa lettera. Però qui Ettore Maiorana dice, ho fatto io anch'io il tuo stesso errore. Ora Rolando gli risponde, e gli dice, questa è una delle poche lettere che Rolando gli scrive al riguardo. Poi noi vedremo la seconda. Caro Ettore, ho ricevuto la tua lettera di 3 giorni fa. Non sono arrabbiato, ma solo rattristito. Rattristito. Ieri abbiamo fatto il funerale ad Alfonso. Guarda caso è morto il giorno 8, cioè il giorno che Ettore ha fatto l'esperimento. Ti ricorda qualcosa? Dice. Verrò da te il più presto possibile. Ciao Rolando. Brevissimamente, perché è lunghissimo da raccontare, poi vado su quello che chiede questo ascoltatore. Loro dovevano aspettare, io mi ricordo che il periodo lì io frequentavo tutti i giorni Rolando Penizza, andavo io con lui in macchina, parlavo eccetera. Lui aveva una lettera in mano, busta chiusa, mi diceva non posso farla vedere a nessuno, dire niente, perché se viene aperta muore una persona. Già dicendomi così io dicevo, capito, qui siamo o matti o c'è sotto qualcosa che non riesco a capire, siamo fuori dei binari normali o no? Se mi fai vedere una lettera, muore una persona. È un segreto che ha fatto. E lui lo spiega poi più tardi cos'è questo segreto. Di fatto però, Ettore
facendo quell'esperimento, il giorno 8 muore questa persona, Alfonso, che Rolando spiega molto, poi spiega abbastanza, seppure successivamente, in maniera stringata, in una dichiarazione che io commento. Però io vado sulla risposta vera che mi ha chiesto questo ascoltatore. Rolando, 5 o 6 mesi dopo, scrive Ettore, a che punto sei con la settima fase? Allora Ettore risponde, non è la settima fase, questo sei mesi, bensì una variabile da quarta, sono a basta avanti, certo dalla riuscita, con la possibilità di retrocedere di 3 o 5 anni, di 8 o di 10, di 13 o 15 e così via. Non sono ancora in grado di precisare il termine, che praticamente cosa succede? Ettore risponde dicendo, sto studiando, invece di tornare indietro, perché la traslazione in un'altra dimensione, secondo gli studi fatti da Ettore, e con la formula messa dentro, studiata da Ettore, lui tornava al massimo sviluppo dell'essere umano circa sui 20-21 anni. Però quindi dice, sto studiando di poter tornare indietro, invece di tornare di 3 o 5 anni, di 8 o 10, cioè tornare indietro a scaglioni, a step quasi. Lo scrive così, lui ha scritto. Non sono ancora in grado, nel caso attuale, i calcoli da me fatti hanno un valore relativo nello spazio-tempo dove saranno applicati, da cui si spiega la quantità di variabili in gioco. E qui c'è un'altra frase importante. Un grande risparmio di tempo lo avremmo se avessimo a disposizione la macchina per effettuare le prove su vegetali. Allora sì che in pochi giorni riusciremo a terminare. Che cosa succede? Cosa dice questa fase? Siccome 5-6 mesi fa lui ha fatto l'esperimento nel convento per ringiovanire e dando un'altra dimensione e tornare indietro, 5-6 mesi dopo la macchina non l'ha più. Perché non l'ha? Qui non dice che è implosa, si è rotta. Non abbiamo la macchina. Perché? Sottintende, anzi, di preciso, perché qualcuno è penetrato già allora nel convento a portare via la macchina. Qui lo dice chiaramente. Se avessimo la macchina. E poi un'altra osservazione che dico io è questa. Se Ettore vuol studiare e tornare indietro di 6 o 7 anni, di 10 anni, 15 anni, vuol dire che lui ha già fatto l'esperienza, questa è la mia interpretazione. Sto solamente, perché io parlo solamente su quello che ho pubblicato, non parlo di altre cose che so. Se fa questo studio qui, è chiaro che lui ha già eseguito l'esperimento della traslazione ed è riuscito. Ed è ringiovanito. Questo è il mio pensiero, però, che ufficialmente non risulta, è una mia ipotesi per me concreta, reale, chiamala come vuoi tu, capito? Stefano, visto che di domande ce ne sono tante, però io chiedevo un attimo. Allora, intanto dico una cosa: abbiamo il gruppo Ettore Majorana, i tuoi fedeli che stanno lavorando tantissimo e stanno dando un sacco di risposte, torno a dire, anche in carattere tecnico, anche perché c'è qualche amico che scrive dal Portogallo e chiede pubblicazioni in lingua portoghese, che non si trova più nulla. E giustamente il gruppo Ettore Majorana ricorda di eventualmente inviare le domande che poi verranno filtrate e passate a te, e chiaramente sulle quali poi farete voi le vostre valutazioni, a Majorana Pelizza 81 @gmail.com, Majorana Pelizza 81 @gmail.com, e qui sicuramente Alfredo ti divertirai assieme al tuo team. No, guarda che io si diverrà il mio team, guarda che io ho delle cose da portare avanti. Ho 83 anni e devo compiere ancora una cosa fondamentale, capito? Devo fare un certo lavoro che non riesco a fare perché per la mia situazione personale. È un po' per rompere le scatole, è tutto il problema, capito? Allora poi vedremo anche l'ultima tua opera. Intanto stiamo vedendo il banner dietro e due bellissimi quadri.
che tua moglie Teresa fa un paesaggio e una natura morte, che è una floreale molto molto bello. Quindi eccezionale, bravissima. Siete una famiglia, di artisti. Stefano, hai forse una domanda? Perché io ne metterei in circuito una che è molto interessante. Prego. Stefano, dice te. Prego, Stefano. Domande più che una domanda, diciamo che posso dare una chicca. Diciamo che senza sbottonarsi troppo, c'è qualcuno che sta preparando una sorpresa per te. Per Spazio Tesla, diciamo. Ah, per me, per Spazio Tesla. Sì, Spazio Tesla, sì. Una chicca totalmente inedita, ci vuole ancora qualche giorno, qualche settimana al massimo, ma presto arriva anche questa chicca per Spazio Tesla. Vabbè, io sono... Grazie all'impegno che Spazio Tesla ha messo nella divulgazione di tutte queste belle macchine di Majorana. Presto arriverà. È una cosa, sì, lui ha già accennato, ha fatto benissimo. Ha una cosa. Dimmi Alfredo, dimmi. Una cosa già matura, che è maturata già da Rolando, e anche mia, perché sai i rapporti che abbiamo insieme. Certo. Però io sono sempre in seconda linea, o in ultima linea, chiamalo tu, perché quello è il mio ruolo. E Rolando ci ha confermato questa chicca, insomma. Okay? No. Dico che. Fresca di oggi. Per i nostri ascoltatori, diciamo che io ho fatto una bella chiacchierata settimana scorsa con Rolando. E mi ha detto: ti prometto che mi farò vedere. E guarda, sarebbe una cosa stupenda. Chiaramente in presenza, io mi ricordo benissimo, parlando di un evento pubblico, quello della Biblioteca Universitaria di Pavia, che secondo me è stato un qualcosa di eccezionale. Poi vabbè, ci siamo visti tante altre volte, abbiamo mangiato... Mi ho fatto parlare me, che non ero abituato a parlare in pubblico, però insomma ci ho messo tutto. È stata bellissima, è stata veramente bellissima. Io adesso per parlando, capito? Vabbè, una bella... Allora, adesso butto lì, allora, intanto aspetto la sorpresa, sono molto curioso. Adesso vi metto lì una bella considerazione, una testimonianza di Enrico De Pace, che ci scrive: ero piccolo, 35-40 anni fa, quando sentivo raccontare nel mio paese, in provincia di Catanzaro, quindi ci sta scrivendo dalla Calabria, la storia è che presso il monastero della Certosa di Serra San Bruno si era rifugiato l'inventore dell'atomica. Pensate... Posso intervenire? Prego, no, è bello, perché voglio dire, è comunque... Non parla di l'inventore della bomba atomica, che lui si riferisce a lui, non si riferisce a Ettore Majorana, esatto. Ma dico che lì era... si trovava, lo sai già tu, no? Capito? Era lì quello che è più che inventore. Dicono il pilota che aveva sganciato, come mi ricordo, dalle Nola Gay, esatto. La fortezza volante Nola Gay, il pilota pare si fosse appunto portato in Majorana. Ma io volevo trovarlo qui perché è importante. Ok, allora, intanto... Mi dire una cosa che dopo... Va pure. No, ci sono... C'è una chat molto, molto dinamica, e sì. Qui vediamo chi scrive: questa macchina serve a fare l'energia infinita? Facciamo questo passaggio un attimo tecnico, dai, oltre alle lettere. Dammi questa... Se mi date l'occasione di raccontare, io ho bisogno, fratello, lo faccio che io una volta. Questa è la prima puntata. Organizzo un seminario, vengono poche persone, capito? E io voglio spiegare a queste persone che devono conoscere però la storia, queste lettere, e discutere con loro. Perché allora, per me è importante. Perché se andiamo, questa qui è gente. Dai, forza, dai. Ok. No, ma a me piace, perché Alfredo, tu sei sanguigno, ma perché io che ho vissuto un pochino la... quello che tu mi hai raccontato un giorno, e Stefano sa bene di cosa sto parlando, è stato un incontro molto bello, ma io ho captato immediatamente questa viscerale volontà di far sapere al mondo che esiste questa macchina, che possiamo utilizzarla, esiste tutto questo, e che probabilmente anche
tante brutture che noi stiamo vedendo in questo mondo che sta andando alla deriva, non voglio fare il pietoso o il dietrologo, dire ma allora l'avevamo detto 30 anni fa che saremmo andati in questo, no, è una situazione reale che ci stanno ormai dicendo da tanto tempo, ma solo che la gente è sorda. Adesso, volente o nolente, con questa storia della, di quello che sta succedendo, non nomino neanche quella parola perché ho la nausea di sentire parlare di questa cosa, però c'è stata in un certo qual modo una battuta d'arresto e la gente si deve mettere in testa che indietro non ci torniamo, quindi siamo una svolta. Ecco perché è maturato il momento anche di portare avanti questo progetto. Perfetto, perfetto. Il momento è questo, forse siamo solo all'inizio, ma è questo lo start. Non lo era forse negli anni 70 e 80, quando il governo Andreotti e i governi di mezzo mondo si erano interessati di questa cosa. Adesso forse c'è l'occasione, giusto? Prego, prego. Voglio fare anche qui, voglio parlare di una cosa per me importante, che è anche un piccolo omaggio da parte mia a Recami, che purtroppo non c'è più. Che Recami ha contribuito a questa roba. Perché? Tantissimo ha contribuito. Poi è venuto ai nostri incontri, è stato un amico, noi siamo, io e Rolando siamo stati suoi ospiti parecchie volte, abbiamo pranzato assieme, c'era un rapporto grandissimo. Lui aveva alcuni dubbi, non, D'Antona era un uomo delle istituzioni, anche lui, però ha fatto una prefazione al libro, è venuto alle presentazioni, ha parlato, era veramente una persona nel suo limite ci ha aiutato. Perché un piccolo omaggio voglio fare a lui? Perché lui ha commentato, è stato molto bravo, ha commentato un articolo di Ettore Majorana che è stato pubblicato dopo la sopravvizione nel 1900, è stato pubblicato nel 1942, tre anni dopo la sopravvizione, che è un articolo che ha niente da fare con la fisica, teoricamente, che ha un titolo particolare, il valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali. Perché Ettore Majorana aveva una visione amplissima, non solamente la fisica, si interessava a tantissime altre cose. E che cosa succede? Che cosa? Questo articolo, questo dice Recami, e quando lo dice Recami siamo sicuri di quello che dice, è stato scritto da Ettore Majorana, ecco lì Recami. Bellissimo. Quando eravamo a Pavia, guarda. Esatto. Nella bella giornata. Allora, cosa dice questo articolo? Dice, è stato scritto, dice Recami, quando Ettore Majorana aveva 24 anni. Dopo lui è sparito a 31, però era 24 anni, un giovanotto. Collaborava allora con i ragazzi ancora di via Panisperna, assieme a Fermi. Scrive questo articolo che la parte finale per me dice già quello che pensava Ettore Majorana e nessuno, a mio parere, ha capito queste frasi. Questo è il mio parere e lo dico. Dovrebbero leggere questo articolo, la parte finale, e capire quello che dice lui. E questo dice anche il perché lui si è ritirato e ha voluto costruire questa macchina. Dice questo articolo. Nella finale, bastano quindi comuni artifici di laboratorio per preparare una catena comunque complessa e vistosa di fenomeni che sia comandata dalla disgregazione accidentale, dice, di un solo atomo radioattivo. Questo è la nuce, è in nuce la bomba atomica, a mio parere, se qualcuno mi scusa, io lo vedo in questa maniera. Lui dice, comuni artifici in un qualsiasi laboratorio, basta riuscire, dice, secondo lui, si riesce a disgregare l'atomo. Tu pensi che l'hanno disgregato poi per fare la bomba atomica, nella maniera che diceva lui, per scasso, no? E secondo lui è una cosa abbastanza... Da quel momento qui, lui aveva 24 anni, comincia a non più frequentare i ragazzi di via Panisperna. Passa 7 anni, praticamente, isolato completamente, a casa sua, si dedica un po' a tutto. Per me qui lui aveva già visto la possibilità, siccome dice che basta comuni artifici di un comune laboratorio per creare
proprio la disgregazione dell'atomo con effetti enormi, lui aveva già capito che si poteva fare. Si poteva fare, ecco che allora si ritira nel convento, capito? E mette a punto la macchina che lui vuole giungere in tempo. Infatti nella lettera 2001 che ho citato prima dice chiaramente: non sono giunto in tempo purtroppo a mettere a disposizione questa macchina per l'umanità, prima ancora che, perché lui voleva utilizzare questa enorme energia in una maniera pacifica. Ecco, e questo è importante. Guarda quello che scrive questo ascoltatore, dice Maiorani, il genio italiano che ha capito l'universo, che ha capito l'universo. Peccato che il governo italiano non ha supportato l'invenzione della macchina. E non lo supporta tuttora. Ecco, qui ci sarebbe da aprire, signori, ecco perché io ho fatto un passaggio prima dove, Stefano, non so se... ma ha inteso quello che volevo dire, perché su questo io sto battendo da tempo nelle nostre chiacchierate anche, che il momento è venuto e capiamo benissimo, perché c'è anche il gruppo Ettore Maiorana che sta indicando con a senso compiuto e con logicità e soprattutto con un'obiettività, ecco, sulla questione, che non è semplice dover risolvere questo problema, non è semplice neanche, diciamolo proprio in maniera, in termine molto 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 povero, l'accensione di questa macchina, la messa in moto di questa macchina, non è così semplice, no? E di questo ne abbiamo parlato tante volte. Però in effetti io aggiungerei che non solo il governo italiano non ha supportato l'invenzione, ma possiamo dire che c'è stato qualche altro governo invece che ha ostacolato fortemente. E qui rimandiamo alla lettura dei tuoi libri. Bene, ti ringrazio. Spero che lo leggano qualcuno, ma non perché... Guarda che io ho dedicato 40 anni, dal 1980 che seguo questa storia. Ho speso una barca di soldi, però sono innamorato e penso che sia un po' la mia missione quello di raccontare questa roba qui. Mi dà anche tanta soddisfazione. Il libro non serve per portare un guadagno, a parte che se viene un guadagno lo investiamo subito nelle piccole cose che facciamo qui, ma finora i guadagni non sono venuti, ma serve per far capire, per raccontare correttamente la storia, perché bisogna avere la visione globale dei fatti avvenuti, bisogna capire il perché sono avvenuti quei fatti lì, e lo sforzo immane, titanico che hanno fatto queste due persone per portarci questa macchina, e lo stanno per dire, stanno facendo tuttora e si sta facendo tuttora questo sforzo. Allora, abbiamo capito che, ma lo sapevamo già anche dall'inizio, visto l'argomento così interessante, che questa è soltanto la prima puntata ed è una pillola, perché poi, allora, punto uno, se ci sarà la possibilità, l'occasione di fare un incontro in presenza, anche come li chiamano in certi ambienti, degli incontri caminetto, perché non è facile affrontare la lettura delle lettere, mentre invece è importante questa cosa, cioè è importante secondo me anche che ci sia un gruppo di lavoro fatto anche da tanti giovani che stanno dando mano, okay? è un grande aiuto, io lo sto vedendo qui in chat, ma soprattutto l'arrivo dell'ultimo nato, cioè hai usato un titolo che è molto molto forte, l'impatto, zitti tutti, parla Ettore Maiorana, come se i bla 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 che abbiamo sentito fino ad oggi e soprattutto quelli che ci sono ancora oggi che imperversano e su certi anche canali televisivi sono assordanti e ridondanti e non portano a nulla, mentre qui sembra quasi che Maiorana sia uscito dalla scatola magica e abbia detto zitti, adesso basta, adesso parlo io perché è giusto iniziare a dare delle indicazioni. Tu sei un po' il portavoce di questo messaggio che forse vuole urlare anche al mondo, Maiorana, a questo punto. Devo trovare la maniera di farlo conoscere questa storia, di farla conoscere, ma dal punto di vista anche pratico, no? Devo trovare la maniera
di mettere a disposizione questa macchina, non sappiamo come, si è tentato in tutte le maniere, naturalmente con i mezzi che si avevano. Leggo un'altra da parte da, sono sicuro che al CERN si testano le tesi di Majorana e sono utili al bosone di X. Sì. È probabile che al CERN. Qua magari c'è Stefano che potrebbe dire qualcosa, perché ha avuto un incontro molto bello con il figlio di Amaldi, no? Ti ha detto qualcosa Amaldi quando avete fatto l'incontro? Poi ti dirò io quello che dice Rolando. Allora parola Stefano un attimo, poi siamo quasi in chiusura, però questo proprio ci dà la possibilità di alimentare ancora di più, un'altra trasmissione. Stefano, il figlio di Amaldi, che ti ha detto? Sì, il figlio di Amaldi al Teatro Municipale di Piacenza, era il 2018, era anche col fisico Rossi, piacentino, che lavora al CERN di Ginevra. Abbiamo avuto questo incontro perché c'era la direttrice, presente la direttrice del CERN di Ginevra, e abbiamo praticamente esposto la macchina di Majorana a queste persone qua, e diciamo hanno lasciato la porta, non dico aperta, ma almeno socchiusa. Non è che hanno detto impossibile eccetera eccetera, però diciamo che da allora poi non c'è stato nessun seguito. Quindi quando a personaggi di tale livello viene prospettato una simile cosa e la prendono in considerazione senza confutarla, ma lasciando la porta socchiusa, e poi non se ne fa più nulla, non lo so io quali sono i motivi, ma sicuramente non sono a favore della macchina di Majorana, perché altrimenti si sarebbe sicuramente mosso qualcosa. Ecco, tra l'altro qui mi hanno fatto passare Lucio Rossi mentre gli sto consegnando alla Sala degli Arazzi in questa bellissima occasione che abbiamo avuto a Piacenza di avere ospite Lucio Rossi. Gli sto presentando una piramide e come simbolo, diciamo così, energetico, e Rossi ha annuito e mi ha confermato mentre stavamo chiacchierando, dice: questo è un bellissimo regalo, soprattutto perché in effetti la piramide è energia. Quindi mi riallaccio al CERN, certe cose le sanno e le sanno molto bene. Io andrei, se siete d'accordo, in chiusura con Alfredo, e che ringrazio soprattutto perché mi ha fatto una dedica sul libro facciamo dillo, perché riguarda, zitti tutti, legato. Allora, su questo libro io lo dico a tutti gli ascoltatori, l'amico Alfredo mi ha fatto una dedica bellissima, tanto so già che non lo leggerai mai, però no, ma perché sei impegnato, lo so. Perché sono molto impegnato. Perché allora, tu sei un divulgatore, vedo quello che fai ogni settimana, fai 2 o 3 trasmissioni, corri di qua, corri di là, non riesco neanche a capire come tu possa fare queste cose qui. Naturalmente io penso che questa storia merita di essere la prima di essere trattata, è molto bene questa cosa, ma tanti altri hanno le loro storie da raccontare, certo, che sono anche quelle importanti. Ecco. E tu sei attento a tutte queste novità, ecco il perché. Guarda, ti dico, tu non leggerai mai, è inutile che tu lo dico. Allora io avrò un sistema, però, perché non posso qual è l'altro libro, ti metti le cuffie quando dormi, così senti tutto, ti alzi al mattino, sai tutto. Questa è la maniera. Allora, questa è un'ipotesi, però io non ti dico quale libro e qual è l'autore, è un libro corposo come quelli che scrivi tu. Ho preso uno degli amici che abbiamo come collaboratore al nostro interno, gli ho detto: abbi pazienza, siccome dovevamo fare anche un'intervista a questo personaggio, e gli ho detto: ascolta, leggimi il libro tu per cortesia, poi mi fai un sunto. Ho dovuto fare così. Tra l'altro l'intervista è riuscita. Non si può fare tutto nella vita. No, non si può fare tutto,
però veramente, e non si può essere tuttologi perché sarebbe veramente un errore. Io farò così, dirò a Stefano: Stefano, leggimi bene tutto il libro di Alfredo e poi mi fai un sunto. Fermati un secondo, manca mezzo minuto, no, sono 20. Sì, no, siamo arrivati, però allora, questo per dire che uno, ci sarà sicuramente un proseguo su quello che è il discorso di Ettore Majorana e con un focus, ma non più Lettere Majorana perché non riesco a seguirlo bene. Tanto tempo, no, sceglieremo un altro tema anche in virtù di tutto quello che abbiamo letto in questa bellissima chat di oggi, che è veramente ricchissima, una delle più ricche che io abbia mai visto, quindi molto dinamica, persone preparate, persone curiose anche di sapere e motivate, quindi questo credo che sia. Grazie soprattutto allo staff che seguo queste vicende. Eh sì, perché vedo che è molto attivo, vedo che stanno molto bravi, che veramente stanno dando una mano enorme. Alacremente stanno lavorando, questo è molto bello. E come tutti siamo a nostre spese, come facciamo sempre, andiamo avanti. Allora io direi che andiamo sui saluti, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito questa sera con la puntata Zitti tutti. Parla Ettore Majorana. Parla Ettore Majorana e ringrazio tantissimo Alfredo Ravelli, che è il Deus ex machina. Diciamo che tu sei l'uomo immagine, sei il portavoce, sei l'ufficio stampa di tutta questa cosa. Io volevo ringraziarti anch'io, perché per questa serata, per me è piacevole. Anche per me. Mi permette di sfogarmi, di dire qualcosa, però per la tua competenza probabilmente nel condurre queste trasmissioni. Capito? Ti ringrazio. Devo ringraziare anche Stefano, che qua non le dico Stefano io. Stefano va ringraziato perché Stefano è una figura importante, sì. A volte è il collante. È la colonna portante, capito? È lo scout di tante situazioni, perché è lo scopritore anche sei riuscito a farlo parlare pubblicamente, che lui di solito non parla. Io l'ho chiesto mille volte, capito? Guarda, questo è un argomento che a volte può sembrare come strada un po' perigliosa, per cui bisogna stare veramente attenti, però torno a dire, è giunto il momento, siamo arrivati a un punto di non ritorno, non torneremo più come prima, a vivere come prima, e qui diciamo che forse anche tutta questa disgrazia che sta capitando è un'occasione, cioè facciamo come dicono gli orientali, cerchiamo di guardare il lato positivo anche nelle disgrazie, il masso che ci cade davanti non vediamolo come un ostacolo ma come un trampolino per andare avanti. Io direi che vi ringrazio su questo. Vorrei chiudere con una speranza, un auspicio, perché visto che tutte le storie raccontate ovviamente riguardano il periodo fino al 92 con un breve accenno al 2006, vorrei sperare vivamente che si autorizzi, che qualcuno autorizzi, diciamo, la pubblicazione di quello che segue, diciamo, almeno una parte, non fino ai giorni nostri, ma almeno una parte, dico fino 2010, 2013, 2015, quello che si può rendere noto, perché veramente tu, qualcosa sai anche te, ci sono delle cose che meritano di essere raccontate e che la gente sappia, diciamo. Allora, facciamo una cosa se siete d'accordo, cioè il tema della prossima puntata. Cercheremo di andare un po' oltre alle date che abbiamo trattato fino ad oggi, cercheremo nel limite del possibile di addentrarci, sempre con l'autorizzazione di chi ce la darà, anche su qualche informazione che non è stata ancora... Sarà un po' difficile, però va bene, vediamo. Può darsi che succeda qualche cosa che veramente... Ecco, diciamo che dovrebbe succedere qualche cosa. Grazie. E ci salutiamo su questo.
E grazie agli ascoltatori che hanno avuto pazienza, se sono rimasti fino alla fine o se sono rimasti poco tempo, grazie a loro. Grazie. Grazie ancora a tutti voi, grazie, a presto. Tutti a casa, a tutti. Ciao. A tutti. E con questo vi salutiamo e ringraziamo Alfredo Ravelli e Stefano Magrotti e il gruppo Maiorana Pelizza per aver partecipato a questa splendida puntata. Grazie ancora e a presto.